Ciao, questo video è dedicato all'analisi dello stile di Jim Hall, chitarrista che sicuramente mi ha maggiormente influenzato quando ho iniziato a studiare la chitarra jazz. Per capire il suo stile analizzeremo alcune frasi, tre frasi, tratte da un suo solo, sullo standard The Answer Is Yes, che ci permetterà infatti di riflettere su alcune peculiarità del suo stile. Ti ricordo anche che qui sotto in descrizione trovi anche il link per il mio sito, dove troverai l'articolo con la trascrizione e la tablatura delle frasi. Il brano in tonalità di Mi bemolle maggiore. La frase che noi andiamo a vedere è in Mi maggiore, quindi è costruito sul secondo, quinto, primo di Mi maggiore, quindi Fa diesis minore settima, Si settima e Mi maggiore infatti. La scala usata è esattamente quella di Mi maggiore, ok? Quindi quello che colpisce subito è la chiarezza della frase, okay? La precisione e la chiarezza, sembra scritta, okay? Invece una caratteristica di Jim Hall è proprio di non voler mai riprodurre, ripercorrere quello che ha già suonato, quindi sono frasi costruite assolutamente sul momento, come in questo caso. E la cosa che colpisce è come chiude benissimo, no? E va a concludersi sul sesto grado di Mi maggiore, quindi sul Do diesis. Altra cosa che si può notare è che la frase inizia a sollevare il primo movimento ed è un qualcosa che ritroviamo nella maggior parte delle frasi di questo solo, quindi possiamo dire che è una caratteristica anche questa di Jim Hall, di non iniziare sulla base del primo movimento, sarebbe troppo prevedibile, e gli permette anche di dare swing. Altra caratteristica sempre di Jim Hall è quella di suonare tantissimo con hammer-on, pull-offs, slides, cioè con tecniche che lo avvicinano al suono dei fiati, del sassofono. Questa frase infatti viene suonata all'inizio, nella prima parte, col plettro alternato, ma da questo momento in poi si usa il legato, l'hammer horn, eccetera. Quindi come si può sentire, quindi è pieno di legati, di hammer-on, di pull-offs, eccetera. E questo permettono di dare, un suono simile a quello dei fiati. Jim Hall è stato uno dei primi, probabilmente addirittura il primo, a utilizzare questa tecnica in modo esteso. Okay? La stessa frase, se suonata sempre col pletto alternato, sarebbe così. Ok? Cioè, nel senso, avrebbe proprio un altro significato. Quindi non è importante, anche quando studiamo un musicista, cercare di capire anche quali sono le caratteristiche del suo linguaggio. La seconda frase è un altro esempio tipico dello stile di Jim Hall. La frase è sempre costruita sulla cadenza secondo, quinto, primo, in questo caso di Fa diesis con la settima maggiore, quindi Sol diesis minore settima, Do diesis settima, Fa diesis, ed è una frase creata su cellule di tre quarti su una base di quattro quarti, quindi questo già crea una poliritmia, ok? Le note sono tutte note della scala di Fa diesis maggiore, okay?
e vengono suonate quindi in questo modo. Quindi come si vede, come si sente, si sta usando quindi solo note della scala. Ma si viene a creare tensione che va poi a risolversi sulla seconda misura del Fa diesis maggiore. La terza frase inizia sul terzo grado di La bemolle maggiore, quindi sul Do minore settima. Abbiamo quindi una discesa cromatica al Si e quindi al Si bemolle minore settima. Quinto grado, quindi secondo, quinto, quindi Mi bemolle settima. E infine La bemolle maggiore con la settima maggiore. Ok? Questa frase abbiamo l'aspetto più moderno di G-moll in questo caso, perché la frase inizia sempre su cellule ritmiche in triadi, in questo caso di Sol maggiore, che scende in Sol bemolle maggiore. L'aspetto importante naturalmente è la conclusione, come va a risolvere la frase. Infatti risolve in tonalità di La bemolle maggiore utilizzando esclusivamente note dell'accordo di La bemolle. Infatti saremo il terzo fondamentale, settimo, quinto, terzo e infine nono, e conclude, risolve quindi sul nono grado. Quindi non ha importanza in questo caso stare lì ad analizzare più di tanto la frase. Potremmo dire che il Sol maggiore inizia quando siamo sul Si minore, quindi siamo su una sorta di, quindi Sol maggiore che va sul Fa diesis, dove siamo invece sul Si bemolle minore settima, quindi questa dovrebbe essere la tredicesima bemolle, ma non ha importanza. L'importante invece è la tensione che viene a crearsi e la conseguente risoluzione. Il jazz è tutto fondamentalmente tensione e risoluzione, e G-moll ci mostra in questo caso un pratico esempio del suo stile. Il suo stile oltretutto è stato anche da ispirazione per chitarristi più moderni di lui come Pat Metheny o Bill Frisell. Infatti si sente nello stile dei due musicisti tantissimo dello stile di G-moll. Naturalmente con queste tre frasi non si conclude tutto lo stile di G-moll, ok? Però è un buon modo per iniziare a studiare questa frase, per iniziare il suo stile, a conoscere il suo stile, e ti invito anche naturalmente ad ascoltare tutta la sua discografia. Al prossimo video. Se stai cercando un metodo semplice e chiaro per passare da chitarrista blues o rock ad abile improvvisatore, ti invito a dare un'occhiata al mio corso Passo per Passo, parte 1. In 5 moduli ti accompagnerò attraverso i concetti e gli esercizi necessari per improvvisare sulle tonalità maggiori, che applicherai immediatamente su un famoso standard jazz per fare pratica, consolidare i concetti e mantenere alta la motivazione. Potrai seguire le lezioni con la velocità che preferisci, ed ogni esercizio verrà presentato con la partitura, la tablatura e i diagrammi degli accordi, per aiutarti nella comprensione dei singoli passaggi. Nelle parole di Marco, un mio studente, Pierpaolo ha creato una mappa che disegna tutto il quartiere, tratteggiando diversi itinerari che rispondono ai diversi modi di apprendere e ai diversi aspetti che la musica jazz offre a chi le si avvicina. Il corso offre un rimborso completo per i primi 14 giorni dall'acquisto, per qualsiasi ragione, così da renderlo un acquisto sicuro ed assicurarmi che i miei studenti siano sempre soddisfatti. Se sei interessato, clicca il link che vedi nella descrizione del video per saperne di più. A presto!